avanti. Tutta la mia camera, come si contrario si può vedere che sono una persona dei fumetti, infatti nel muro della porta ci sta un murale fatto di me, a fianco ci sta il mio letto con la coperta della Coca-Cola, con sopra una mensola e una coppa vinta a calcio. Qua c'è la mia finestra dove si può vedere fuori, però è sera quindi non si vede, e c'è il mio armadio che si può anche aprire, però è meglio tenerlo chiuso così non si vede il mio disordine. Qua ci sta una mensola dove ci stanno tutti i miei libri e uno scarpino gigante. Questo qua è il mio puff dove mi siedo e mi rilasso quando sono stanco. Questo qua è un quadro che mi è stato regalato. E questo qua è, diciamo, la mia postazione da gioco, il posto dove mi diverto. E quando non ci sono io ci sta Capitan America, che cade sempre. Questa qua era la mia camera. Questa è la mia stanza, è tutta sui temi che piacciono a me, quindi il viaggiare, gli angeli caduti e la casa serpe verde di Harry Potter. A terra c'è una bellissima rosa dei venti, poi abbiamo una libreria con tantissimi manuali, enciclopedie e libri vari. Una scrivania con una sedia e un letto sotto lo stemma della casata serpeverde.
un armadio interamente verde, sempre con lo stemma della mia casata preferita. Poi abbiamo una porta finestra che dà sul giardino, e la porta bianca come le pareti, con un contorno argentato, con su scritto la classica frase del film La Camera dei Segreti. Salve prof, questa è la mia cameretta. Ho voluto fare un armadio con una sola anta aperta perché mi sembrava carina l'idea. Poi ho fatto il letto con un cuscino e il tappeto. Ho fatto qui un quadro per abbellire insomma la cameretta, che rappresenta il tavolo. Poi ho fatto qui il mio televisore. Io ho fatto la mia libreria. E questa è la mia camera. Entrando troviamo subito un armadio composto da due sul quale si trovano diverse mollettine e sulle quali sono posati a loro volta diversi vestiti. Questa qui l'ho lasciata vuota proprio per farle vedere come l'ho realizzata. Eccola qui, è un esempio. Poi abbiamo uno scomparto sottostante all'armadio, un cassettino sempre realizzato da me, dove si trovano questi vestiti che ho già messo appoggiato qui sul tavolo per farle vedere come sono fatti. Qui c'è una piccola felpa, qui c'è un pantalone, qui un altro pantalone, questo è un completo, qui c'è una cintura brillantinata e un pantalone rosso. Continuando il giro nella camera troviamo il letto a baldacchino. Il letto è realizzato composto da una federa e un cuscino rosso ed è ricoperto da uno strato di tulle. Poi abbiamo la scrivania. La scrivania è in tema con il resto della camera, infatti ricorda molto la natura. Comprende un computer molto particolare, una luce intonata con il resto della stanza, un mappamondo realizzato con il didò, un portapenne con all'interno il telecomando con tanto di tasti per accendere questa televisione e una piccola collezione di matite che tengo sempre sulla scrivania. Poi abbiamo la sedia che è molto particolare, infatti è composta da un cuscino realizzato da me e anche da questa copertura sempre realizzata da me. Abbiamo poi il televisore rosa,
e il comodino. Il comodino comprende un sul comodino è appoggiato un piccolo cubo di Rubik che si può girare e mostra diverse facce. Poi c'è una collezione di matite che io tengo sempre sul mio comodino e è composto da due cassetti che insieme formano la figura di un albero. Nel primo cassetto si trova un'altra collezione di pennarelli che ho riprodotto imitando proprio quella che ho io nel cassetto. Poi c'è l'altalena che è il tocco fondamentale della casa. L'altalena è realizzata su un ramo che fuoriesce dall'albero che ho disegnato sulla parete. Abbiamo poi la tenda. La tenda è particolare, infatti è realizzata con un piccolo bastoncino di legno, è ornata con delle piccole perline e inoltre è tenuta ferma da questi piccoli anelli che ho realizzato io proprio per dare l'effetto di una vera tenda. Poi qui c'è la finestra che ci porta direttamente in balcone. Il balcone ricorda molto l'interno della casa, infatti è realizzato con dei bastoncini color rosa ed è ricoperto da uno strato di colore blu e di colore verde. Qui c'è la finestra, l'esterno della finestra, e ricorda sempre i colori all'interno della casa e ci sono due piccole farfalline color rosa e verde. Prof, questa è la camera nel tuo insieme e dove possiamo vedere tutte le cose che ho spiegato prima. Salve prof, io avevo realizzato anche una piccola biblioteca intonata con il resto della camera, soltanto che non è riuscita ad entrare perché ormai era piena. Ci sono diversi libri, alcuni dei quali sono scritti e contengono delle vere spiegazioni, come ad esempio quello di italiano, che è questo qui verde. Il libro di italiano spiega l'analisi logica e l'analisi grammaticale e fornisce anche degli esempi. Poi c'è il libro di geometria, anche questo contiene delle spiegazioni reali, infatti tratta delle figure, di diverse figure, le spiega, le classifica e le illustra, come ad esempio qua c'è qua spiega che cosa significa angolo ottuso, angolo acuto. Poi c'è ad esempio qua c'è il triangolo rettangolo e fornisce anche l'esempio.